Ebbene, Tissi, l'ora del commiato è giunta. Lasciare questa stanza. Sì, ostenta una sua schiva eleganza. Proprio come te. Proprio come noi, Gomez. Lerch è sempre stato un sentimentale. Suona la nostra canzone. Oh, tesoro, ho voluto farti un regalo per la tua partenza. Tissi. Un ombrello per te, sono un libro aperto. Ho pensato che il tempo potrebbe esserti ostile e offrirti una miserabile giornata di sole pieno. Pregherò perché le nuvole lo offuschino. Con tuoni e lampi, magari, Ricordi la nostra luna di miele, quel posto paradisiaco. Come si può dimenticare la valle della morte? Tesoro, il tuo regalo. Ah, già, il mio regalo. Ottima ventilazione. Come mi sta? Tu porti bene qualsiasi capo, mon cher. Mon cher, sì, ma è francese. Mi fa un effetto. Mi trasforma il sangue in un gorgoglio di champagne. Tissi, dimmi di più. Soupe de jour, tour Eiffel. Torno subito. Pessimo tempismo, mano, ma grazie comunque. Ah, l'associazione della loggia mi rammenta la puntualità. Sarai fiera di me quando sarò sommo serpente eccelso. Certamente, Gomez caro, ma sono fiera di te anche adesso che sei serpe di prima classe. Di prima categoria? Grazie, Mano. Tesoro? Guarda, non sono carini. I bambini stanno giocando a spaventino con lo zio Fester. 4, 5, 6, 6 e 7, 18. Attenti che arrivo. Preso! 1, 2, 3, libera tutti. No, non è giusto. Lo zio Faustus ha sbatacchiato le catene! Non è giusto, non è giusto, non è giusto! Calma, zio Fester, calma! Zio Faustus, hai sbatacchiato? Lo sai, no? Al zietto gusta molto scherzare. Ma sono sicuro che non si intrometterà più. Vero, zio Faustus? Visto? Puoi ricominciare a contare, zio Fester. Questa volta conterò in swahili! Ok, andate a nascondervi! Den, gnar, gnar, niem, tulom! Mi sembra che tuo fratello se la cavi meravigliosamente. Sì, sono preoccupato. Per Pancio? No, non per Pancio. È un Adams, conosce il nostro codice di onestà, lealtà e fedeltà. Mi fido di lui. È del suo sangue che non mi fido. Conosci il proverbio, no? Del fratello non ti fidar se la moglie ti vuol corteggiare. Ho la sensazione che questo sia farina del tuo sacco. Si capisce? A me piace essere vicino alle fonti. Tissi, perché? Dimmi perché lo hai invitato. Perché siamo sotto le feste, amore mio. E si era detto di invitare soltanto familiari quest'anno, ricordi? E non si può certo dire che un fratello non sia un familiare. E poi sono certa che il sangue caliente di Pancio si sia raffreddato. Dimentichi che è un Adams. Fidati di me, Gomez. Ha suonato? Sì, Lurch, porta di sotto i bagagli del signor Adams, per favore. Sì, signor Adams. Oh. Lurch è sempre pronto a dare una mano, mia cara. E all'occorrenza una gamba. L'ora è giunta, Morticia. Su, con quelle foglie. Bravo, Lewis. Scendiamo. In gamba, Charles. Sì, non ero mai mancato alla festa di Halloween. Ti sembro egoista? Nemmeno per sogno. Hai sempre desiderato diventare serpente. Hai faticato per arrivarci. Hai ragione. È già troppo tempo che sono una serpe qualunque. Tornerò presto, amici. Oh, cielo. Lurch ha di nuovo tirato fuori il retino per gli pterodattili. Lo fa ad ogni Halloween.
Beh, c'è gente che è fissata con Babbo Natale, se non altro gli pterodattili sono la sua unica aberrazione. Sì, ma come si fa a dire a una persona cara che siamo nel XX secolo e gli pterodattili sono una specie protetta? Odio allontanarmi da questi tesori. Nakita, l'orsacchiotto preferito di mercoledì. Il cugino Acab e le sue ultime parole famose. Il pesce non si molla. Sì. I miei trenini. Non permettere a Pancio di avvicinarsi ai miei trenini. Te lo prometto, mon cher. Mon cher è francese. Sì, dimmi di più. Bouillabaisse, Kiel de Sac, Charles de Gaulle. È questo che vuoi? Rinunci alla nomina di grande serpente eccesso? Sì, questo. Vuoi rimanere una serpe di prima classe per sempre? Di prima categoria. Fammi controllare gli ingredienti. Mia cara suocera. La mamma è riuscita a trovare un'antica ricetta per la scopa volante e spera di poter volare per il giorno di Halloween. Sarà bello veder per aria qualcuno di famiglia. Ecco cosa mancava. Non torturarti inutilmente, Gomez. Al tuo ritorno i bambini saranno fieri di te. Un ultimo sguardo. Ah, la nipotina e il nipotino. Nei loro giochi innocenti e beati. Bambini, dov'è lo zio Fester? L'abbiamo sepolto appena adesso. Ah, bueno. Dove sta? Qui, da qualche parte. Bambini, avete dimenticato il motto di famiglia? Mai seppellire qualcuno senza mettere un segnale? Mi pare che stia un po' esagerando. Anche il motto di famiglia adesso. Eccolo qui. Paxley non è troppo profondo. Parla più forte, zio Fester. Raccontaci una storia, zio Baggio. Con mucho gusto, niños. Sarà meglio che ti sbrighi a riseppellirti, zio Fester. Sto per raccontare la leggenda del cugino Shai. Sto per raccontare la leggenda e indossa il mio vestito. Cominciamo. Siamo tutti pronti? Ah, entonces. Molto tempo fa? No, hai dimenticato che si comincia con c'era una volta. Hai ragione, zio Fester, è vero. Entonces, c'era una volta. Moltissimo tempo fa, in una galassia molto, molto lontana, in un piccolo villaggio, c'era un niño piccolo, che si chiamava Diddlebolt, un bambino molto bravo che conosceva la leggenda del cugino Shai. Il cugino Shai è su uno spirito straordinario che ad ogni Halloween scolpisce il sorriso felice su una zucca nascosta in un posto ex speciale e lascia splendidi duni ai piedi degli ex spaventapasseri di Halloween. Ed ecco che un bel giorno Diddlebolt decise di scoprir se il cugino Shai esisteva davvero. E così il piccolo scolpì un sorriso su una zucca gigante. E indovinate che cosa accadde? Parlò! La zucca parlò! Sì, e disse... Io sono lo spirito del cugino Shai. Appartengo al mondo intero. Nessuno potrà mai vedermi, ma quei bambini che saranno davvero buoni, io andrò a trovarli ad ogni Halloween. E se lascerete una zucca in un posto davvero ex special, la scolpirò per voi e lascerò i miei doni ammucchiati sotto il vostro spaventapasseri. E questa è la storia del cugino Shai. Ehi, aspetta un minuto! Hai dimenticato e vissero felici e contenti! Ah già, ho dimenticato. Zio Fester, puoi dirlo tu. Io devo andare a salutare il mio fratellone. Grazie. De nada. Allora, e tutti vissero felici e contenti. Partire è un dolce dispiacere. L'avrà detto davvero Shakespeare? Perché non lo inviti alla festa e glielo chiedi? Non si può fare, l'hai detto anche tu. Solo familiari quest'anno. Già. Sì, sì. Ogni momento lontano da te è un'eternità. Ogni chilometro un anno luce. Con tutti quei bagagli pensavo avresti preso la station wagon. Non potrei. Sai quanto piace ai bambini. Che padre premuroso. Tesoro, quanto tempo durerà la tua assenza? Fino a domani alle 6. Ma scriverò. Comportati bene, micetto.
A presto, caro fratello! Adiosito! Sta tranquillo, penso a tutto io. Au revoir, mon mari, mon cher. Ma è francese, Large, ferma la macchina! Cara mia! Cara mia! E quello ormai è fuori dai piedi. Quel patto che hai stretto con la sua loggia ha funzionato e come? Con tutti quei bagagli starà via almeno qualche settimana. Suggerimento. Se dovesse tornare, gli faremo fare la morte in diretta. Suggerirei di andarci cauti. La famiglia Adams è una vera miniera d'oro. Se tutto va secondo i nostri piani, ci metteremo in tasca un bel milioncino di dollari. Magari di più. Magari di più? Vedo una complicazione che comincia a prendere forma. Beh, parlamene quando sarà un fatto. Detesto le espressioni come comincia a prendere forma. Voglio solo dire che tutte quelle sciocchezze che stiamo registrando in casa Adams potrebbero essere un codice. Altrimenti come si spiegherebbero? Cose come spaventino, serpe di prima classe... Serpe di prima categoria. Ah, quello non è che un titolo della sua loggia. E quella ridicola scempiaggine sul cugino Shy? Si comincia a vedere un po' di azione nella camera da letto al secondo piano. Tutta quell'inquadratura della stanza! Non potevamo mettere telecamere dappertutto? Questa è fatta con il teleobiettivo dalla strada di fronte. Qualcuno sta tagliando quelle rose. E le getta via! Già, e conserva i gambi! Spiegazione, per favore! Vabbè, io non... Potrebbe essere un codice cifrato, eh? Ah. Vabbè, allora non saprei. Oh, grazie, Mano. Pronto? Cara mia, hai ricevuto le mie rose? Sì, avevano delle spine meravigliose. Sono della specie Horripilans. Voglio che tu sappia, Morticia, che qui a Becchinopoli non posso vivere senza di te. Che cosa carina mi stai dicendo. Gomez, tesoro, adesso devi scusarmi, ma devo aiutare la nonna coi preparativi per la festa. È una cosa strana, ma ho la sensazione che la tua presenza mi circondi e mi avvolga come un bozzolo. Mi sembra di vederti qui attorno a me esattamente come sei. È una meravigliosa facoltà. Tesoro, non preoccuparti per la festa. Pancho e io stiamo provvedendo a tutto. A presto, mon mari glorieux. Mon mari, ti sei francese? Sai che effetto mi fa? Gomez! 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 Pancho! Non ti preoccupare, Pancho. Caro fratello. Sto pensando a tutto io. Sì, ma... Adios. È bello per una donna sapere di essere desiderata da un uomo che non potrà mai averla. Carmi mia. Tua madre ha un muso lungo così. La sua pozione della scopa volante è esplosa ieri sera. Ma Nina sta aiutando me. La mia cara mamma è assolutamente decisa a volare prima che la luna sorga su Miami. Sì, aspetta e spera. Grazie, manina. Per gli hors d'oeuvre, io direi che... Enchanté. Piacciono alla gente i budini che hanno un colpo d'occhio. Enchanté? È francese? Oh, Morticia, por favor, sai che effetto fa su di me? Non dimenticare il codice d'oro. Non lo dimentico, ma hai sciolto il mio corazon in un fiume di lava. È una cosa interessante. Entrambi i fratelli si scatenano emotivamente col francese. No, Morticia, io mi scateno también con il gaelico. Un bicchiere d'acqua. E il sanscrito, per non parlare di swahili e yiddish. Nonna, hai affogato il povero Pancho. Già, e ho anche raffreddato la lava. Salute. Credo di aver interpretato il budino di occhio di salamandra. Sta per nascondiglio della pistola o secchiello da spiaggia? È arrivato il momento di introdursi in casa Adams. Io non ci vado. Nemmeno io ci vado. Incarichiamo Mikey, lui fa qualsiasi cosa. Sì. Mikey, ti piacerebbe andare a casa degli Adams?
Sì? Gli piace? Vai, Mikey! Mi sto avvicinando al portone e salgo le scale. Se mi è concessa una piccola divagazione, questo è un gioco da ragazzi. Ha suonato? Sono il perito dell'ufficio tasse della contea. Dica alla signora... Vuole dire alla signora Adams che sono qui? No... Del Natale i regali son sinceri. Piacere di conoscerla, signore. Piacere, mi chiamo Rospo. Rospo? Ma che bel cognome. Qualcuno ha di nuovo tolto la fuliggine dalla canna fumaria. 3 anni di amorevole lavoro sfumato in un attimo. Il tempo in cui gli spazzacamini avevano un minimo di sensibilità è finito, nonna. Questi è il signor Rospo, il perito delle tasse. Mostragli la casa, per favore. Perché non la vede? Ne va bene, mi segua. Grazie, signor Rospo. Vada pure. Se gradisce delle costolette per pranzo, sono certa che la nonna scoverà una costola di balena anche per lei. Grazie. Pronto? Oh, no. No, quest'anno è solo per la famiglia. Ah, manina, adesso è il momento di aggiungere un pizzico di uova di scarafaggio nella salsa bomba lunare e mescolare. Andiamo. Bisogna mescolare ancora. Andiamo, giovanotto. Sembra che non abbia mai visto gente che lavora in cucina. Adesso mi trovo in cucina. Ci sono anche 2 mani. Una che risponde al telefono e una che mescola la zuppa, capito? La zuppa. Lei parla spesso con le valigie. No. La spolveravo. Ma lei mi sembra un tipo piuttosto bizzarro, giovanotto. Pazienza. Venga con me. Dove stendiamo il bucato e teniamo alcuni vecchi amici. Ah, che bello, un cimitero privato. Strettamente di famiglia. Credo siano abbastanza fradici. Mi scusi un minuto. Questi serpenti reggicalze. Sono più i reggicalze di una volta. Non tengono. Vede, non riescono più a tenere su le calze di noi ragazze. Guardi, se dico bugie. Deve essere la maggiore delle mie nipotine. Mercoledì senior è tornata a casa. Oddio, pure un'occhiata in giro, Bentornata a casa. Grazie, Lurch. Più bello che mai. Grazie, Mano. Mercoledì, bambina mia. Mamma, che mai nel cuor la falsità fiorisca, seppur per tanta assenza la fiamma affievolisca. Ciao, Mercoledì Junior. Ciao, Pugsley Junior. Ciao, Mercoledì Senior. Ciao, Mercoledì. Quel vestito sta per scoppiare. Oh, nipote mia, sei tornata dal conservatorio. Che mai nel corazon la falsità fiorisca, seppur per tanta assenza la fiamma affievolisca. L'ha già detto la mamma. Dos cabezas è un pensiero solo. Fammi passare, giovanotto! Ciao! Salute.
Io non sapevo che mi deve scusare. Vorrei scusarmi con tutti voi. Avevo quasi rinunciato alla pozione della scopa volante. E sbagliavo. Stavo dimenticando uno degli antichi motti di famiglia. Mai disperare. Grazie. Torno al tavolo di progettazione. Io me ne vado. No, che... Suona qualcosa per noi, bambina mia. Suona qualcosa di allegro. Magari un blues. O meglio ancora, Morticia, un che di lieve e funereo. Oh, l'ottavino è lo strumento di suo padre. Ne ha sempre uno con sé. Dammi l'Alurch. Ed ora eseguirò per voi il bestiario mordace di Johann Sebastian Schwinterholt. Questa io la chiamo musica penetrante. Oh, quando si riesce a commuovere los animales, si è dei veri artisti. Ore, passo! Sono 20 minuti che non si mette in contatto. Allora, come ti sta il costume? E questo lo avrebbe suggerito il computer. Ma con questi boccoli non ci siamo, non ingannerebbero nessuno. Continua a provare con Mikey. Stasera scatta il piano e non sa ancora dov'è la cassaforte. Vado a mettere il mio costume. Ecco, la piccola centralinista. Ma ti rendi conto che ogni volta che mi muovo sento salire aria su per le sottane? Datti da fare con quel microfono, muoviti! Signore, scusi, le dispiace dirmi quando prendo il dente del giudizio? Non riesco a vederlo con questo specchietto. Lui! Come fa ad avvertirmi se tu continui a stringerlo? La 24 ore, dov'è la 24 signore, ore? Signore, mi sta venendo un terribile mal di testa. Bisogna che mi cavi questo dente. Me lo indichi lei, le dispiace? Ecco, prenda questo, deve tenerlo in posizione. Ecco, in posizione, bravo. Uno, due. Oh, che sollievo. Oh. Tre. Ne tolgo uno anche a lei. No, non voglio, non posso. Poi sa cosa c'è, c'ho molto da fare. Sto ispezionando la casa. Casa! Sì. Vuol vedere la camera dei giochi? Ma sì, la camera dei giochi. Ma certo, perché... Bene, venga con me. Sì. Buono lì! Lascialo in pace, fattene via! Bene, eccoci qui. Questa è la camera dei giochi? Sì, non si vede. Cos'è stato? Cos'è stato? Oh, non è altri che il vecchio micetto. Mi sembrava più grosso di un micetto. Andiamo. Non sarà per caso... Eccoci qui. La camera dei giochi? Certo, sicuro. Hai mal di testa o un dolore qualunque? Perché non prova la ruota della tortura? La tortura no! No, la tortura no! Ma sì, vedrai che i suoi muscoli canteranno. Si sentirà in gran forma. No, sto benissimo, ho visto. Perché non torniamo di sopra? Ah, vuole tornare di sopra? Sì. Allora prendiamo la scorciatoia. La scorciatoia, bene, quella, perfetto. Scommetto che ha pestato la coda al vecchio micetto. Eh?
Un micetto grossissimo, più grande di un gattino domestico. Il micetto della MGM! Ah, oh, si sieda qui un momento. Oh, la mia testa. Hai mal di testa? Sì, sì. Allora le prendo un po' di succo. Sì, grazie, un po' di succo, grazie un po'. Di succo! Ah, no, no, il succo no! No, mi sono ricordato, mi scusi, che ho un appuntamento importante in Alaska! Ah. Quanta gente strana c'è al mondo! Dottor Adams. Lurch? Dottor Adams? Ah, Pugsley Senior è tornato a casa. Mio nipote è il dottor. Pugsley, mio caro figliolo, sei tornato dall'alta scuola medica di Nairobi. Il dottor Kildare è un dilettante. Ungawa. 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 Ungawa, no. Mio caro signor Ross, temo di aver dimenticato la sua presenza. Si sente bene? Non mi paresse che abbia una buona cera. Forse il signor Adams è il dottor Adams. Lasciatele di uno, ecco, per favore. Io non so che cosa gli abbia preso, ma a un certo punto ha visto il vecchio micetto di sotto e qualcosa deve essere successo. Oh, miseria, mi sento. Non trova che il nostro dottor Adams ha un piglio rassicurante coi pazienti? Non ho bisogno di dottori. Io sono così, normalmente. Sono guarito, sto benone, sono guarito. Sono guarito. Sono guarito. Il mio cappello non lo voglio. Non lo voglio, sono guarito. Sono guarito senza cappello. Per Giove, quanta gente strana c'è al mondo. Mi congratulo con te, mio caro. È la guarigione più miracolosa che abbia mai visto. Grazie, mamma. Sono stato allievo del dottor Mogambo. Il caro dottor Mogambo. Tuo padre e io non lo vediamo da anni. Come sta? Benissimo, guarda. Oh, una somiglianza perfetta. È molto carino da parte tua portare con te la sua foto. Non sei ancora riuscito a contattarmi? No, non ancora. Dov'è la cassaforte? Capitano, piccolo telefonista, mai che cattivo, mai che pestato coda di micetto. Micetto, non so, forse troppo cresciuto. Una pianta che strozza la gente e poi ti vogliono prendere un po' di succo. E c'è un tipo pelato che è completamente pazzo. Voleva sistemarmi la schiena tirandomi con la ruota della tortura. Dov'è la cassaforte? E ci sono dei servitori, un uomo e una donna, cioè nessuno, solo mani. Una per il telefono, l'altra per girare la zuppa. E io me ne vado, io me la squaglio, torno a casa, mamma. Io non so, sono confuso. Mamma, aspettami, sto arrivando. Torno da te, mammina, torno a casa. Torna subito qui. No, torno dalla mia mamma. Mamma. Oh, lascialo andare, non ci servirebbe a nulla in quelle condizioni. Piuttosto noi e aspettate, dobbiamo... aspettate di sentire, di vedere la ragazza che fa musica. Quella non è musica, è una bellezza. Oh, quella è proprio forte, non dovete perdervela. Quella è capace. Voglio farti vedere una cosa. Cosa avrà provocato nel nostro amico un tale stato di shock? Non pensare a lui. Guarda qui. Cosa? Allora, fagli vedere. Ce l'hai con me? Per favore. Io abbandono l'impresa, arrivederci. Ma cosa fai? Oh! Ripensandoci adesso che siamo così protetti. Ora vedrai in che modo porteremo il colpo in porto. Guarda. Oh, mon cher, mon mari. Francese. Hai parlato francese? Querida, dimmi di più. Basta così. Risparmiatevi per la festa. Ok? Ok. Le maschere. Molto ok.
sali son sinceri, ma della zucca son men altri piaceri. Brava! Deve essere eccitante per tua cabeça essere tanto vicina a quell'ugola d'oro. Hai visto il costume dei tuoi figli? Tra un'ora farà buio e guarda cosa hanno indosso! Mortissima, manteniamo la calma. Hanno proprio toccato il fondo. Verdaderamente disgusto. E hai la pretesa di chiamarti dottore? Oh, scusami, figlio mio. Coraggio, andate a vestirvi come si deve per la festa. Avevi una torta nel forno, nonno? Ancora con quella scopa maledetta! Quella è la mia cucina, non un aeroporto! Ehi, guarda chi sta tornando. Oh, il nostro cascamorto. Non doveva tornare così presto. Ciò significa che passeremo al piano B. Il piano B. Carino. Sono tornato, eccomi! Ma dove sono tutti gli altri? Ah, sì, l'arce è un bellissimo costume, ma dove sono finiti gli altri? Oh, il mio costume, non ti piace? Ma certo, con quel cappello chi ti riconosce? Ma dov'è la mia famiglia? Spaventapasseri! Addobbano lo spaventapasseri senza di me? Andiamo su, andiamo. No. A quest'ora i bravi pipistrelli fanno la nanna. Credo che allo spaventapasseri manchino un po' di ragnatele sul braccio destro. Prendi il tuo ragnetto, Mercoledì Junior. Sì, mamma. Grazie, mano. Buon lavoro, Tobia. Non è scossa più bella che vedere tutta la famiglia riunita davanti al viejo e spaventapasseri di Halloween. Sì, e quest'anno verrà il cugino Shai. Ci saranno tanti regali, tanto amore e tanti canti di Halloween. Sì, state tutti a sentire. Credo che spetti al più giovane mettere la cabeza allo spaventapasseri. Questo significa che spetta a te, Mercoledì. Issa, su! Lascia andare quella bambina! Un uomo si allontana per serpeggiare e quando torna cosa trova? La sua casa usurpata dal fratello. Un fratello che solleva sua figlia per mettere la testa allo spaventapasseri. Beh, dopo tutto, tu non c'eri, vecchio mio. È vero, mon mari. Mon mari. È francese, Morticia. Usurpatore, usurpatore. Pancho, davvero, non mi piace criticare, ma il tuo senso del codice Adam si sta affievolendo. Oh, chiedo venia. Gomez. Gomez. Avanti! Cugino It. Eh? Che c'è? Un uomo torna a casa e trova un altro che occupa il suo posto. Cosa deve fare un uomo? Trova un'altra moglie! Che ci vuole? Fai presto tu a dirlo, sei uno scapolo. Morticia è l'unica donna della mia vita. Sei proprio un babbeo, eh? No, definirmi un babbeo non è una soluzione. Ma sì, uomo! Hai ragione. Lo so, è la vecchia sindrome del rifiuto paterno. Il cugino Shai perderà il rispetto di me se metto il broncio. Ecco, l'hai capito, pensa ai figli. Hai ragione, devo pensare ai bambini, alla festa di Halloween, sì! Grazie, cugino Heath. Sei davvero... sei... Ma cosa sei? Uno con due palle così! Ah, sì, sei un uomo virile, certamente! Ma vada solo via! Va! Scocciato! Salve a tutti! Ciao, papà! Salta su, Mercoledì Junior! Oh, ti adoro tutte le volte che metti la testa a posto. Beh, speriamo che anche lo spaventapasseri la tenga sulle spalle.
cucina e ci sono uomini interessanti in giro. C'è Pancio al piano di sopra. Non mi serve altro. Ok, adesso io entrerò con gli altri e voi due passerete dalla porta della cucina. E ricordate, siete i padroni di casa, perciò comportatevi come tali. Andate, andate! Entriamo. Il cugino Vito solo. John Quincy Adams e famiglia. John Quincy Adams e famiglia. Deve essere il ramo di famiglia che sta a Boston. Benvenuti! La nostra casa è vostra! Lo terremo presente. Ehi! Assaggia questa, Morticia! Assaggiala, è la glassa per la torta di salamandra. È giusta di creosoto? È perfetta. Ne sei sicura? La ricetta dice che deve essere forte da intronare un dinosauro. È assolutamente perfetta. È insipida. Manca di cianuro, nonna. Non mi piace criticare, però non è abbastanza intronante. Deciditi, ragazza! Un minuto fa era perfetta, un minuto dopo è insipida. Calma, nonna, calma, calma. È una musica incantevole. E non trovi che il cugino Slot suoni davvero bene il banjo? Sì, guarda Mercoledì Senior. Che talento. Fantastica, mi ha fatto venire voglia di suonare. Lercio, vecchio mio, perché non balli? Sì, scegliti una bella signora. Dopotutto, Halloween è la più democratica e romantica delle feste. Avresti più successo senza il cappuccio. Lascia che le signore si godano il tuo bel viso. No. L'ho trovato, si nascondeva. Non mi ero nascosto, stavo meditando. Nel montacarichi? Certo, è normale. Grazie. Balliamo? Grazie. È un nuovo passo. Balliamo, mia cara. Il momento è arrivato. Siamo mischiati agli invitati. Abbiamo ballato. Ne lo chiami ballare questo? Io lo chiamo zampettare. La prima cosa che devi fare adesso. Balliamo. No, voglio dire grazie, ma no, non volevo dire grazie. Il mio è un no. Oh, oh, oh. Vedete quei due? Teneteli occupati per un po'. Ho bisogno di un'ora. Avanti, andate! Oh.
voi Adams di Boston sapete come sollevare una festa. Perché non balli con Morticia? Perché tu non balli con Gomez? Hai sempre avuto un debole per Morticia. Tu hai sempre avuto un debole per Gomez. Beh, allora perché non balli con lei? Vado. Ascoltate, sarà meglio dividerci. Tu prendi il secondo piano, tu prendi questo piano. Io vado a vedere di sotto e ricordate, la cassaforte potrebbe essere dovunque. Morticia, balla con me. Andiamo, Gomez, balliamo. Aspettate un momento, tornate qui. Buoni a nulla. Il piano sta soffrendo di un drammatico ritardo. Dobbiamo cercare di scioglierci, è questo il gioco? Questi parenti di Boston sono estremamente innovativi. E pieni di protuberanze. Noi facevamo il gioco della mela nella zuppiera, ma il loro gioco è più bello. Ci fa sentire così vicini. Credi che infrangeremmo le regole se tentassimo di liberarci? Ho promesso alla nonna di aiutarla con gli hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre, tantissima, è francese. Oh, dimmi di più. Come mi eccita l'idea di liberarmi. Ho trovato. Userò il vecchio trucco dell'ottavino. Serve sempre mandare i figli al conservatorio. Corri in camera da letto, capito? Vuoi bere qualcosa? Sì, un sorso di cianuro mi farebbe bene. Ho la gola secca. Allora vieni di là con me. La toilette per signore è al piano di sopra. Ciao, bello. Ciao. Ragazzi, siamo in ritardo con il piano. Vi siete sbarazzati di loro? Non andranno più da nessuna parte. Ah, signor Adams! Il suo gioco è stato piacevolissimo, però se vuole scusarmi, devo andare ad aiutare la nonna con gli con il rinfresco. Cugino It ha parlato francese. No, afghano! Ne sei sicuro? Abbiamo un gioco simile dalle nostre parti che si chiama Annoda e Attufa. Però si gioca nelle paludi. Nelle paludi? O in un pantano melmoso, se preferisce, è una questione di gusti. A più tardi. Prendetelo e questa volta non ammetterò scuse. Che facciamo della donna? Lei sarà impegnata in cucina e ricordatevi, mi serve un'ora. Andate e prendetelo. Ciao, Mano. Novità? Oh, beh, tienimi al corrente. Comunque, bel costume, sai? Ti stai divertendo alla festa? Ah, beh. Oh, di nuovo. Sentite, perché questa volta non invertiamo le parti? Io vi leggo e voi cercate di liberarvi. D'accordo, eh? Smetti di ballare. Intervieni, intervieni. Ma qualcosa. Sei così arrendevole stasera, Morticia, e così affettuosa. E perché no, mon cher? È francese. Ma scusa, non mi fermi. Non no. È troppo. Voi due dovete andare di sopra. I gioielli si tengono in camera da letto. La vera Morticia è in cucina. Io ho sistemato Gomez come si deve. E ora, vai, 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 vai. Avete fatto training autogeno, eh? È una cosa che ammiro, specialmente in famiglia. E
accogliente, però sarà difficile fare le flessioni. Beh, che lo vogliate o no, adesso arrivo. Corri subito nella camera dei giochi. Che siamo tutti. Oh, signor Adams, assaggi i nostri hors d'oeuvre. Questi strisciano, questi saltano e questi se ne stanno fermi là. No, grazie, sono a dieta. Sono certa che lei, che è di famiglia, riuscirà senz'altro ad afferrare un nuovo salterino al primo balzo. Pronto? Via! Oh, l'ha mancato. Faccia attenzione a dove mette i piedi, signor Adams. Detesto sentire un uovo che urla. Adams! Peccato, era un bravo uovo. Vedo che è rimasto sconvolto, ma non se la prenda. La vita è breve nella giungla degli hors d'oeuvre. Sì, beh, se vuole scusarmi. È stato divertente il suo gioco. Giochiamo ancora alla prossima occasione. Per prossima occasione non è questo che intendevo. L'ora delle streghe si sta avvicinando e prima che arrivi il cugino Shai bisognerebbe che i bambini fossero messi a letto e qualcuno dovrà pure trinciare il coccodrillo. Questo gioco diventa complicato. Eviterei volentieri, ma temo che dovrò imbrogliare un po'. Mano? Mi dispiace distoglierti dalla festa. Grazie mille, vecchia mia. L'ottavino, per favore. Come balli bene! Senti, dopo vieni su da me a vedere la mia collezione di pidocchi, eh? Ci vieni? Corri in camera da letto! Ah, no, adesso basta, l'ultima volta! Non vedi che sto lavorando, eh? Pardon, signora. Dov'è la tua compagna? Di sopra. Benissimo. Lei può creare problemi. Tienila occupata. Falla ballare. Io ho fatto sistemare Gomez in modo definitivo. Così sarò libero di frugare dappertutto. Vai, 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 vai! Ah, ecco dov'è! Oh, no, sto per urlare! Niente più giochi, signor Adams? Ho degli ospiti a cui pensare. Ah, credo che siano arrivate buone notizie per me. Grazie, mano. Non sono diventato sommo serpente Chelsea. Non sono più serpe di prima categoria. Sono stato declassato a verme. Di seconda classe. Ho messo i bambini a letto. La tua maschera è molto appropriata, Gomez. Hai imparato dei passi nuovi a Becchinopoli, mon cher. È francese. Gomez! Morticia, non vedevo l'ora di riprendere il nostro ballo. Eri così remissiva, così affettuosa, così coccolina. Ma quando, mon frère? Questo è francese. Pancio? Se non rispetterai il nostro codice, sarò costretta a infuriarmi con te. Sono un verme di seconda classe. Uno sconosciuto bacia mia moglie. Mio fratello bacia mia moglie. Indossa i miei stessi vestiti. Fuma anche i miei sigari. Essere o non essere, non essere,
questa è la risposta. Povero Gomez! Che colpo! Deve avere i nervi a pezzi! Oh, eccoti qui! So io quello che ci vuole per te! Non ti senti già meglio? No, mi puoi scendere di qui! Gomez! Che ne dici di diventare 1,90 m? Sai, credo che a Morticia piaceresti ancora di più! No, 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 no! Sono un uomo sbagliato, sono soltanto un ospite! Mi tolga la maschera e vedrà! Un impostore! Per Jupiter! Oh, mi scusi, la faccio scendere subito. È la prima volta in vita mia che sbaglio con la ruota. Se crede di essere troppo alto, posso vedere di riaccorciarla. E se le si sono sformati i calzini, sono felice di fargliene un paio nuovi all'uncinetto. O se preferisce, posso allungarle i pantaloni. Oh, Morticia. Ti stavo cercando. Volevo scusarmi per aver quasi infranto il codice mentre ballavamo. Oh, Monfrère. Monfrère? Oh. Ma non ti arrabbi con me? Me no. Me no. Le mie scuse, fratello. Il sangue è più forte del codice. Lei è una canaglia, signore. E io dovrei picchiarla. Ma un verme non ha diritti, no, no, neanche verso sua moglie. Sei depresso, mon mari, mon cher? Mon cher? Mon mari, mon cher? Mi ha dato lei il permesso? Alla pistola, domani mattina, all'alba. All'alba. Sì, sì. Allora, avete finito? Io ero sconvolto. Sono stato degradato a verme dalla mia loggia. Ma sapevo che non eri tu, il sapore è diverso. Mi spiace che non ti abbiano fatto sommo serpente eccelso, mon cher. Mon cher è francese. Stacca quella bocca lucciuriosa. Ma fratello, mi sangra in fiamme. In fiamme? Questa è mia moglie, non è un idrante. Ti scriverò le mie scuse quando tutto sarà finito. Se riuscirai ancora a scrivere. Quando una ce l'ha, ce l'ha. Passami la salsa di salamandra, manina. E di là a festeggiare con gli altri, nonna. Non si riesce a trovare collaboratori seri di questi tempi. Riuscirai a volare per l'ora delle streghe, come mamma? Come un boi, 747. Bene, non fare troppo rumore. Abbiamo già troppe lamentele dai vicini. Assassino. Vieni con me, tesoro. Con te? Scusa, ma non sei il mio tipo. E dove mi porti? Alla torre. Alla torre? No, 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 io non sono la ragazza che pensi. Non voglio venire alla torre. Non ho mai fatto questo genere di cose. Ti prego, fermalo, fermalo! E come? Andiamo alla torre, caro. Non so tu, ma io me la squaglio. Anch'io. Tornate qui! Tornate qui! Vi farò perdere il sussidio di disoccupazione! Quando hai bisogno di qualcosa, devi arrangiarti da solo. Ci siamo quasi. Aspetta, aspetta ancora un minuto. Oh, arrivo subito. Bolle, bolle! Aspetta, aspetta, aspetta che arrivi su una rampa di lancio! Un attimo,
attimo di pazienza. Non sono ancora pronta. Pronti? Conto la rovescia. 3, 2, 1, contatto! No. No. Senti, se mi lasci andare te lo compro io un pterodattilo. Shh, spaventi pterodattilo. Shh. No, no, no. Lewis, non dare fastidio al signor Adams. Lewis, tante volte Gomez ti ha detto di non scherzare con gli ospiti. Cattivo. Se posso permettermi, signore, io so di cosa ha bisogno. Lei ha bisogno di rilassarsi. Sì. Ma questa è una ruota della tortura. Oh. Ah, le allenterà la tensione. Oh. E lei ne ha bisogno, sa. Oh, la prego, mi arrendo, confesserò. Oh, la prego, fermi. Smetta di torturarmi, confesserò tutto. Oh, non lo chieda a me, lo chieda al cugino Shai. A chi devo chiedere? Al cugino Shai. Già, io sono solo uno spettatore. È il cugino Shai che gira la ruota. Dove sei, cugino Shai? E qui glielo chieda. Dovunque tu sia, io mi arrendo, confesso. Io mi chiamo Lafferty, sono un furfante. Oh, sono un furfante, un grosso furfante. Ah! Ma cosa? Pterodattilo. Perché no? Oh, bene! Ha preso la scorciatoia! Oh, signore! Non pesti la coda al vecchio micetto! Che strano straniero! Pterodattilo. Buon per te, vecchio mio. Grazie mille, faccio da sola. La prossima volta metterò il paracadute. Scusate, gente, ma hanno reclamato per i rumori. Ma oggi è un giorno di festa ed è una festa molto particolare per noi, Adams. Tutti quelli che vede qui sono della famiglia. Sei in errore, Morticia! Questi due non lo sono! Bene, pelle e ossa Lafferty. E Lowell Ardello? Ci deve essere uno sbaglio, agente. Sono i nostri cugini, Timo. No. Noi abbiamo mentito. Noi non siamo familiari. C'è un leone. Un leone giù in cantina. E la signora è volata via dalla finestra. Ma quale signora? Era uno pterodattilo. Ma che cosa state dicendo? Vi siete bevuti il cervello? È vero. Tutto vero. Questa gente non è normale. Ci porti via, gente. Per favore, agente, ci porti via. Ci porti via, signor Spiro. La prego. Non lo farò più. Voglio andare in galera. Sai, avevo la sensazione che non fossero parenti. Il loro accento del New England era deplorevole. L'ora delle streghe. È il momento di svegliare i bambini e quindi... Ci penso io, fratellone. Aspetta un minuto, è compito del padre. Tesoro, perché non vai a vedere se il cugino Shai ha già scolpito la zucca? Sì. Sì, certamente.
il cugino Shai. Buonanotte, zio Morboso. Sogni funesti. Morticia, è qui. Il cugino Shai è qui. Sì, sento il brivido. Adorabile. Ho assistito mentre tagliava la zucca. Dobbiamo chiamare i bambini. Sì. Prego. Vedi, cara mia, un padre ha delle sensazioni speciali in questa notte. Ricorda ancora il primo Halloween dei suoi Niños. Bambini. Pancho è andato a chiamare i miei bambini. Tesoro, rammenta che tuo fratello non ha figli suoi. E neppure una moglie. Ma come può osare? Non ha diritto. Gomez, aspetta. Lasciate che vi dica una cosa. In casa si faceva così quando il vostro papà e io eravamo piccoli. Io ero piccolo e stupido. E lui era più grande e molto, molto buono conmigo. E non lo dimenticherò mai. È un grande ombre vostro padre. Vedi, ti ho sempre detto che mio fratello è una persona eccezionale. Pancho, fa vestire i bambini, andremo tutti insieme alla torre. Ecco il vero spirito di Halloween. Carra mia. Canteremo per il cugino Shai in questa gioiosa occasione. Christmas and Easter bring wonderful treasures, but spirits and pumpkins bring far greater pleasures. Phantoms and ghosts make wonderful hosts, and every year they convene to wish you a merry creepy Halloween. Scarecrows and blackbirds are always together. Spiders spin cobwebs in overcast weather. Cauldrons are brewing and banshees are doing a weird and ghastly routine to wish you a merry, creepy Halloween. This is a night of heavenly fright. Witches on broomsticks are up to their tricks, and poltergeists trail to the moon, which looks like a silver balloon. Frankenstein's monster is having a ball, scaring the goblins right off of the wall. Boogeymen prance and our favorite dance, and children are king and queen. They wish you a merry, creepy Halloween. Soltanto il cugino Shai divide la ragnatela in quel modo. Addio, addio, e a tutti voi auguro ufficiali da rito. Fa gelare il sangue, non trovi? È una sensazione squisita. Mercoledì Senior, puoi accendere la luce. Ehi, che bello! Guardi, questo è mio!
sicuro, zio Fester! E tu, Maestro di Junior, che cosa hai ricevuto? Vediamo un po'. Oh che bella! Era quella che volevi, no? Guarda, il topino! Indovina chi dovrà mettere a posto tutto questo disastro. Un bellissimo Halloween, cara mia. Un giorno perfetto. Un matrimonio perfetto. Sorprendente, con tanti divorzi in giro. Sì. Si dovrebbe provare prima col divorzio e poi, se non funziona, col matrimonio. Come sei profondo, mon cher. Fissima e francese. Sì, lo so. Mortissima. Gomez. Mortissima. Ma questa notte? Sì. Questa notte appartiene al cugino Shai e ai bambini. Questo è vero. Questo è vero. È bella la tua bambola, ma ora dovete andare a letto. No, voglio stare in letto. Alla notte di oggi.